In Calabria c'è una gestione mafiosa della sanità, lo possiamo dire dopo le tante denunce puntuali fatte dal Movimento 5 Stelle in questi anni sulla mala gestione e gli abusi nel settore. E quanto ha affermato la deputata del Movimento 5 Stelle Danila Nesci, che stamani, assieme al deputato Paolo Parentela, ha incontrato il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri. Al termine di questo incontro con il procuratore Gratteri vi sentite in un certo qual modo soddisfatti? Sì, siamo molto fiduciosi del lavoro che porterà avanti il dottor Gratteri. Noi abbiamo riepilogato le denunce fatte al Movimento 5 Stelle in questi anni, siamo molto preoccupati per la gestione mafiosa della sanità calabrese, speriamo che vadano avanti le nostre denunce perché abbiamo più volte spiegato in maniera puntuale come le leggi nella gestione della sanità calabrese vengono continuamente travalicate, abbiamo ribadito gli abusi della struttura commissariale, le vicende che riguardano le nomine dell'esecutivo regionale, la verifica dei requisiti dei reparti ospedalieri ed infine il finanziamento illegittimo che percepisce l'Università di Catanzaro per l'attività del Policlinico Mater Domini. Le questioni della sanità calabrese e del diritto alla salute sono ovviamente legate alle questioni ambientali e quindi abbiamo ribadito anche le denunce in quel settore. Nel corso del colloquio i due parlamentari hanno anche sottolineato la loro preoccupazione sulla situazione ambientale in Calabria. Perché c'è un allarme incredibile dal punto di vista ambientale, è uscito anche un rapporto, un dossier dell'Istituto Superiore della Sanità che conferma che c'è un pericolo ambientale e la politica si sta girando dall'altra parte. Il governo è anche complice perché non ha finanziato neanche un euro per quanto riguarda i finanziamenti europei, per quanto riguarda il monitoraggio dei siti contaminati, anche per scovare siti dove hanno interrato rifiuti tossici. Ci sono dei progetti come il progetto MIAPI che è stato finanziato con la vecchia programmazione e non è stata più finanziata con la nuova programmazione e questo è davvero disarmante alla luce proprio di tutti i malati di tumore che ha la regione Calabria proprio in prossimità di questi siti contaminati. Noi continuiamo in questa lotta incessante per la legalità e la trasparenza perché ne va della democrazia e soprattutto dei diritti dei calabresi. Come parlamentari della Repubblica è nostro dovere perseguire questa strada in attesa di entrare dentro le istituzioni calabresi in massa. Incontrerete ancora Gratteri, suppongo? Sì. Emanuela sta posteggiando.